Allora, una cosa che possiamo aggiungere sulla serie di Mengoli è, diciamo, possiamo generalizzare il caso a un tipologia di serie che si chiama appunto serie telescopiche. Come è fatta una serie telescopica? Allora, noi abbiamo una successione P con N. Poi abbiamo la successione A con N definita in questo modo. B con N meno B con N più 1. Questo per ogni N appartenente a N. Quindi A con 1 è uguale a B con 1 meno B con 2. A con 2 è uguale a B con 2 meno B con 3. A con N sarà uguale, ripeto, a B con N meno B con N più. Adesso quando andiamo a fare la somma parziale S con N, cioè somma per K che va da 1 a N degli A con K, cioè A con 1 più A con 2 più puntini puntini più A con N, quando andate a sommare in colonna qui, a sinistra ottenete S con N, a destra cosa ottenete? B con 2 meno B con 2 si semplifica, B con 3 meno B con 3 si semplifica, B con N meno B con N si semplifica, quindi rimarrà proprio B con 1 il primo pezzo, diciamo, il sottraendo del primo termine meno il minuendo dell'ultimo termine. Quindi rimarrà B con 1 meno B con N. Adesso, per calcolare la somma della serie bisogna far tendere N a più infinito. E allora la somma della serie esiste qualora il limite di B con N faccia 0. Se il limite di B con N fa 0, sicuramente cosa mi rimane quando faccio tendere N a infinito? Mi rimane B con 1, cioè il primo pezzo della prima differenza, che è esattamente il discorso che avevo nella serie di Mengoli. Nella serie di Mengoli avevo A con 1 era uguale a 1 meno 1 mezzo, A con 2 era uguale a 1 mezzo meno 1 terzo. In generale A con N era uguale a 1 su N meno 1 su N più 1, e la somma degli A con N per N che va da 1 a infinito faceva 1. Ok? Perché appunto la somma parziale fa 1 meno 1 su N più 1, faccio tendere N più infinito. Ok? Quindi questo schema è generale, una serie che è costruita in questo modo si chiama telescopica, cioè i termini della serie sono differenze, si ottengono tramite differenze dei termini successivi di una successione, degli elementi successivi di una successione, in questo modo. Allora, se la successione tende a 0, sicuramente la somma della serie è uguale a B con 1. Una serie si chiama, perché si chiama telescopica? Perché è un po' come quando noi prendiamo l'antenna telescopica e schiacciamo tutto, qui si semplifica tutto e rimane solo il primo pezzo. Ok, quindi qua questo appunto sono le serie telescopiche. Ok, gli esempi di serie in cui siamo in grado di calcolare in maniera esatta la somma, vedremo, per adesso saranno pochissimi. Praticamente in analisi 1 conosceremo soltanto la somma della serie geometrica e la somma delle serie telescopiche. Poi vedremo in analisi 2 altre somme, le somme di alcune serie numeriche ottenute dalle serie di Taylor oppure dalle serie di Fourier. Però non è in generale che se io ho una serie, anche se la serie converge, la somma si possa calcolare agevolmente. È chiaro? Ci interessa piuttosto sapere quali sono le condizioni affinché una serie converga. Questo è il nostro vero scopo. Non è calcolare la somma, è sapere se la serie converge o no.
Allora andiamo a stabilire queste condizioni, o alcune di queste condizioni, che a volte sarà più facile, a volte sarà più difficile. Cominciamo a stabilire una condizione necessaria, e questo vale per qualunque tipo di serie. Quindi abbiamo la nostra serie, la proposizione, abbiamo somma per n che va da 1 a infinito di ago n, supponiamo che questa converga. Allora che cosa diciamo implica, cioè qual è una condizione necessaria per la convergenza? È che il limite di a con n deve fare 0. Cioè si dice condizione necessaria affinché una serie sia convergente è che la successione dei termini sia infinitesima. Vedete, questa successione è infinitesima nel senso che tende a zero. Quindi, se gli addendi, vi ricordo, gli addendi nella serie si chiamano termini, se gli addendi sono infinitesimi, se i termini sono infinitesimi, può darsi che la serie converga. Se gli addendi non sono infinitesimi, sicuramente la serie non converge. Vedete, l'implicazione va solo in questa direzione. L'altra implicazione, in generale, non è vera, cioè se gli addendi sono infinitesimi, se i termini sono infinitesimi, ci sono alcune serie che sono convergenti, altre serie che non sono convergenti. Allora, dimostrazione. Allora, noi sappiamo che il limite di S con N fa S. Se la serie converge, il limite è un limite finito. Poi sappiamo anche che il limite di S con N meno 1 fa sempre S. Chi è S con N meno 1? È la stessa successione di prima, semplicemente N lo fate partire da 2 Allora, chi sono i primi termini di questa successione? S con 1, S con 2, S con 3, S con 4. Chi è S con N meno 1? S con 1, S con N parte da 2, S con 1, S con 2, è la stessa successione. Quindi, semplicemente ho voluto disallineare gli indici. Però io so che questa, disallineare la dipendenza da N, diciamo, della... disallineare gli indici. Allora, siccome questo tende a S e questo tende a S, io che cosa so? So che se faccio la differenza di queste due successioni deve tendere a 0. Quindi il limite per N che tende a più infinito di S con N meno S con N meno 1 è uguale a 0. Ma questo limite chi è? È il limite, se vi ricordate, S con N meno 1 è la somma degli dei termini della successione fino a n, s con n, scusate, s con n meno 1 è la somma, lo scrivo per esteso, facciamo meno, a con 1 più a con 2 più a con n meno a con 1 meno a con 2 meno a con n meno 1. Allora, come vedete, a con 1 meno a con 1, a con 2 meno a con 2 e così via se ne vanno.
l'unico termine che sopravvive è Agon n, quindi questo è il limite di Agon n, che deve essere uguale a s meno s, che fa? Cioè, non può essere che la successione delle somme parziali converga senza che la differenza tra due somme parziali successive tenda a zero. Quindi la differenza tra due somme parziali successive tende a zero, ma la differenza tra due somme parziali successive è il termine a con n, tra queste due somme è a con n, e quindi a con n deve tendere a zero. Per forza. Per vedere che viceversa non è vero, basterà portare due esempi. Somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n, dimostreremo che diverge positivamente. Questa si chiama serie armonica, e questa è un'altra serie importante da conoscere. Questa qua diverge, mentre invece dimostreremo che la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n quadro, per esempio, questa qua, addirittura si conosce anche la somma, però noi non saremo in grado di calcolare la somma la calcoleremo in analisi 2 tramite le serie di Fourier. Però la cosa importante è che questa qua invece converge. Allora, voi vedete che chi è il termine generico di questa somma? È 1 su n. Il termine generico è infinitesimo? Sì. La serie converge? No. Il termine è infinitesimo, ma la serie non converge. In quest'altro caso il termine, pure lui è infinitesimo, ma in quest'altro caso la serie converge. Quindi vedete che avete due esempi in cui termine generico infinitesimo, in un caso la serie converge, in l'altro caso la serie converge. Ora, questi due comportamenti li dimostreremo in seguito. Più avanti. Ok, non la facciamo adesso. Li sto enunciando, diciamo, li sto portando adesso per farvi capire che non è detto che se il termine sia infinitesimo la serie debba convergere. Però la dimostrazione che questa diverge e questa invece converge la faremo più. Ok. Allora, adesso introduciamo le serie a termini di segno costante. Serie a termini di segno costante. A con n maggiore uguale. Oh, gli A con n, per comodità li prendiamo tutti positivi, se fossero tutti negativi si mette in evidenza un meno e non cambia nulla, insomma cambia soltanto il fatto che si moltiplica tutto per meno 1, cambia tutto di segno, la somma cambia di segno, ma i ragionamenti rimangono gli stessi. Quindi una serie si dice a termini di segno costante non negativo quando i termini sono tali che sono tutti dello stesso segno. Ora, perché è importante un caso del genere? Perché semplifica molto la tipologia del comportamento della serie. Cioè la serie che comportamenti poteva avere? Se vi ricordate, una serie può avere quattro tipi di comportamenti. Può convergere, poi può positivamente e oscillare. Ha quattro tipi di possibili comportamenti. Prendiamo una serie di questo tipo qua.
che può fare? O con merge, oppure che può fare? Diverge come? Altro non può fare. Per quale motivo? S con n più 1 chi è? È S con n più A con n più 1. Cioè, quando io vado a fare le somme parziali, S con n ho sommato tutti i termini fino ad A con n. Quando vado a calcolare la somma parziale successiva, come prima, no? La S con n meno S con n meno 1 faceva con n. S con n più 1 meno S con n fa A con n più 1. Quindi, in questo caso, cioè se i termini sono tutti non negativi, cosa posso concludere? Posso concludere che è più grande di S con n. Quindi la successione S con n è una successione non negativa e monotona non decrescente. Cioè, il concetto è, se continuo ad aggiungere cose non negative, le somme parziali non decrescono. Ora, una successione del genere ce l'ha il limite? Sì, per il teorema di regolarità delle successioni monotone. Più precisamente, o il limite è finito oppure più infinito. Quindi una successione a termini di segno non negativo è molto più semplice strutturalmente di una successione a termini di segno variabile, perché se il segno è non negativo la successione delle somme parziali non può far altro che aumentare o non diminuire, e quindi quando passo al limite questo qua è uguale all'estremo superiore degli S con N. Allora due sono i fatti: o l'estremo superiore è finito oppure è più infinito. Ovviamente questo qua sarà un numero positivo non negativo, perché è somma di quantità non negativo. L'estremo superiore delle somme parziali che sono tutti non negativi. È chiaro? Quindi, da questo punto di vista, il comportamento di una serie a termini di segno costante è molto più semplice, perché invece di scegliere tra quattro opzioni ce ne abbiamo soltanto due. O converge o diverge. Molto spesso vi verrà chiesto in una serie a termini di segno non negativo semplicemente se converge o diverge. Allora uno dice, vabbè, allora se rispondo converge oppure diverge, in metà dei casi ci azzecco, quindi in metà dei casi ho fatto bene l'esercizio. No, non funziona così. Nel momento in cui mi dite questa serie converge, questa serie diverge, mi dovete spiegare perché. Vi dovete spiegare in base al ragionamento perché converge e perché diverge, anche se sapete che è più così. Ovviamente se il ragionamento è fatto bene, però vi siete impigliati nel ragionamento, quindi avete scritto soltanto la conclusione errata, ma gran parte del ragionamento è fatto bene, e comunque varrà qualcosa. Invece se mi dite la cosa giusta ma me lo dite sulla base del ragionamento completamente sballato, non vale niente. Quindi certe volte anche, diciamo, dire comportamento sbagliato ma in base a un ragionamento corretto, che poi verso la fine uno si è impicciato, vale sicuramente di più di dire anche la cosa giusta ma per un ragionamento completamente errato. Ok, allora, quindi è chiaro adesso, i punti devono essere chiari. Facciamo un riassunto finora. Ci interessano massimamente le serie convergenti. Allora, prima di tutto, cos'è una serie? Una serie, abbiamo detto, è il limite delle somme parziali, ma sostanzialmente questo concetto nasce per dar senso a una somma di infiniti addendi che chiamiamo termini. Quindi bisogna fare una somma infinita. Allora, come si fa la somma infinita? Si fanno le somme parziali e si fa il limite.
se il limite esiste finito, la sede è sommabile o convergente. Quindi questo è il punto di partenza. Molto spesso noi non vogliamo sapere la somma. Questa somma poi, e poi capiremo perché non vogliamo sapere la somma, perché la somma la può fare pure il computer. Ok? Però il computer, se non lo aiutate sapendo che la sede sia convergente o no, ha dei problemi a capire se una sede converge. Non ha problemi nel momento in cui conosciamo la somma e conosciamo alcune stime a calcolarla con molte cifre decimali, ma invece ha grossi problemi a capire se una sede converge o no. Chiaro? Quindi molto spesso a noi non servirà stabilire se una serie, la somma di una serie, ma se semplicemente se la serie converge o non converge. In particolare per la serie a termine di segno costante, questa è una dicotomia, cioè o converge o diverge positivamente. Ok? E adesso cerchiamo di capire perché questo è un problema. Vi ricordate questa serie qua, la serie armonica? Abbiamo detto che diverge. Questo perché? Beh, se io faccio la somma per k che va da 1 a n di 1 su k, questo mi fa circa, vedremo poi perché, mi fa circa logaritmo n. Allora, nel momento in cui conoscessimo questa stima, è chiaro che il logaritmo n per n che tende a più infinito tende a più infinito. Poi faremo la dimostrazione formale che questa diverge. Tuttavia, supponiamo di non sapere a priori che questa diverge e di voler fare la somma con il computer. Allora, noi col computer possiamo fare solo delle somme parziali. Il punto è quando ci fermiamo. Allora, supponiamo che io faccia la somma per k che va da 1 a 10 alla 9 di 1 su k, perché dico, vabbè, dopo 10 alla 9 nella mia calcolatrice questo piglia 0. Questo quando mi farà circa? Farà circa logaritmo di 10 alla 9, ma 10 alla 9 è circa 2 alla 30, perché 10 alla 3 è 2 alla 10, circa, maggiore di 2 alla 10, e questo viene circa 30 per il logaritmo naturale di 2 che è 0,7, viene circa un po' più grande di 21, 22. Quindi se voi fate la somma di un miliardo di questi termini, state a 21. Vi dà l'idea di una cosa che diverga? Se sta a 21, non mi sembra tanto che diverga, e invece diverge. Allora uno dice, vabbè, fatti più là, io ho MATLAB, MATLAB mi fa i conti fino a 10, l'epsilon macchina è 10 alla meno 15, quindi posso fare i conti di questa somma fino a 10 alla 15. Allora qua cosa viene? Viene il logaritmo naturale di 10 alla 15, cioè che fa circa 5 per 7, farà circa 35-36. Allora, arriva quello con MATLAB e dice, ma sai, io ho fatto la somma fino a 10 alla 15 e mi è venuto 35-36. Confrontare, 21-35, poi vai a vedere, fai 10 alla, comincia a fare 2 per 10 alla 15 e vedi che non si sposta quasi niente. E alla fine dice sta a 30, invece di stare a 35 stai a 35,7. Dici, sai che c'è? Questa qua convergerà, muoio. E pensi che con me, che invece non convergere, questa diverge. Cioè,
Ve ne posso fare altri esempi in cui, facciamo un altro esempio, se io vado a fare questa somma qui, somma per n che va da 2 a più infinito di 1 fratto n logaritmo n, anzi per k che va da 2 a n di 1 fratto k logaritmo k, questo qui viene circa, poi vedremo perché, viene logaritmo di n. Fate attenzione che se qua ci metto 10 alla 15, qua non mi viene 35, mi viene logaritmo naturale di 35, viene un numero bassissimo. Anche se ci metto 10 alla 50, questo sembra che non si è spostata per nulla. Eppure, quando n tende a più infinito, questo che fa? Tende a più infinito. Allora l'argomento tende a più infinito, il logaritmo tende a più infinito. Quindi questa divergerà come prima. Quindi ci sono delle serie che, pur divergendo, queste due sono tutte e due serie a termini di segno costante, pur divergendo, divergono talmente lentamente che praticamente non avete speranza di far decidere al computer se divergono. O almeno non se il computer non si è equipaggiato di una certa intelligenza artificiale per capire teoricamente le serie, non solo da un punto di vista di calcolo. Non è guardando le somme parziali che io mi accorgo che diverge la serie, ma me ne accorgo facendo un ragionamento. Allora, se io faccio un certo ragionamento, saprò se la serie diverge o no. Ma dice, e vabbè, ma se converge, come faccio a sapere quante somme parziali devo fare? Adesso facciamo quest'altro ragionamento. Adesso andiamo a vedere che questa converge. Per una serie a termini di segno costante, scrivere che è convergente si scrive minore di più infinito. Fate attenzione, questo tipo di simbolo, minore di più infinito, non ha senso per una serie di segno a termini di segno variabile, ha senso solo per una serie a termini di segno non negativo. Perché il presupposto, che significa minore più infinito? Che non diverge e quindi converge. Ma la dicotomia diverge-converge vale solo se la serie a termini di segno non negativo, altrimenti i comportamenti erano 4. Che se una serie oscilla, mica si può dire che la somma è minore più infinita, la somma non c'è proprio. Quindi questo discorso vale, si può usare questa simbologia qui per dire che una serie converge, ma solo per le serie a termini di segno non negativo. Questa è una serie a termini di segno non negativo, se scriviamo minore più infinito vuol dire che converge. Come facciamo a dimostrare questa cosa? Allora facciamo un po' di osservazioni che ci porteranno via il resto, penso, dell'ora. Se ci abbiamo 20 minuti, bastano giusto per fare questa osservazione. E di più. Allora, la prima osservazione è questa. Supponiamo di avere una serie. Questo vale per qualunque serie, anche se i termini non sono di segno costante. Io posso scriverla così, posso scriverla come somma per n che va da 1 a n di diagonale n più somma per n che va da n più 1 a più infinito di diagonale n. Allora questo chi è? Questo chi è? Cioè l'idea è, se io li devo sommare tutti, posso, i primi n me li metto da parte e poi parto da n più 1 in poi. Quindi la somma dei primi n chi rappresenta? Come si chiama? Che indice? Indice n, quindi s con n. Questa è la somma dei primi termini fino ad arrivare a n, quindi questa è s con n. Questo invece si chiama, per definizione, R con n,
cioè resto niesimo. E non è una somma, è una serie. Allora, questa uguaglianza significa la mia serie di partenza converge se solo se converge il suo resto niesimo. Allora, diciamo che questa somma è S, la somma di per n che va da n più 1 a infinito degli a con n è uguale a r con n, allora effettivamente S è uguale a S con n più r con n. Cioè la somma di una serie è uguale alla somma parziale n-esima più il resto n-esima. Nel senso che se questa converge, converge pure questa, se questa converge, converge pure questa, se non converge l'una, non converge manco l'altra. È chiaro? Quindi la serie si dice una serie è convergente se e solo se converge il suo resto niesimo. Però ninni appartiene. Quindi io posso. Allora l'idea qual è? L'idea è, io mi faccio una somma parziale e poi invece di sommarmi tutta la serie mi sommo soltanto il resto niesimo. Perché è importante questo? Perché si possono fare delle stime e capire quando è che il resto niesimo ha una somma che possiamo trascurare oppure che possiamo approssimare. Andiamo a fare l'esempio, a sviluppare questo caso qua, ok? Allora, cancelliamo qui dietro. E allora andiamo a fare questa osservazione. Allora, 1 su n quadro è più grande, anzi è maggiore stretto di 1 fratto n per n più 1. Per quale motivo? Se una n l'ho lasciata uguale, se al posto dell'altra n ci metto n più 1, il denominatore aumenta, la frazione diminuisce. D'altro canto è minore di 1 fratto n per n meno 1. Tutto questo vale se n è da 2 in poi, cioè, o meglio, la disuguaglianza di sinistra vale sempre, la disuguaglianza di destra, se qua ci mettevo 1, qua 1 meno 1 fa 0, non si può fare la frazione, ma per n maggiore o uguale di 2 queste disuguaglianze hanno perfettamente senso. Allora andiamo a vedere il resto niesimo di questa serie, cioè andiamo a scrivere la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro. Allora questa mi farà la somma fino a n più r con n, ma r con n non è altro che la somma per n che va da n più 1 a più infinito di 1 su n quadro. Allora andiamo a vedere, siccome n io in genere lo prenderò abbastanza grande, sicuramente n sarà più grande di 2, quindi io posso scrivere 1
su n per n più 1 sarà minore di 1 su n quadro, minore di 1 su n per n meno 1 per ogni n maggiore di n, quindi da n più 1 in poi. Allora, se questo è vero, beh, è chiaro che se io adesso vado a fare la somma per n che va da n più 1 a infinito di questi, cosa ottengo? Un risultato minore che se sommo questi, e ottengo un risultato minore che se sommo questi. Cioè, anche quando si fanno le serie, sommando cose più grandi, le somme parziali saranno più grandi e le somme saranno più grandi. Ora, vi faccio notare che questo chi è? Questo è 1 fratto n più 1, perché? Questa serie qui non è altro che il resto onniesimo della serie di Mengoli. Cioè, questa qua, se la andate a scrivere, il primo termine è 1 fratto n più 1 per n più 2, il termine successivo è 1 fratto n più 2 per n più 3, ma il primo termine, allora questa qua chiamiamolo A. Allora A è uguale a 1 fratto n più 1 meno 1 fratto n più 2 più 1 fratto n più 2 meno 1 fratto n più 3 più eccetera. Cioè è una serie telescopica che ha la stessa struttura di quella di Mengoli, semplicemente non inizia da 1 ma inizia con 1 fratto n più 1. Quindi questo qua fa 1 fratto n più 1. E quest'altra invece? Beh, è lo stesso tipo, perché questa qua, quando ci metto n più 1 fa n per n più 1 sotto, quando ci metto n più 2 fa n più 1 per n più 2, quindi sono gli stessi termini di prima ma con un termine in più. B, se andate a vedere, è 1 fratto n meno 1 su n più 1 più 1 su n più 1 meno 1 su n più 2, così. Quindi ha la stessa identica struttura, è sempre la serie di Mengoli, semplicemente è stato sfalsato, c'è un termine in più. Siccome, insomma, se n più 1 lo chiamo m, questa è m, questa è m più 1, però m parte da n, non parte da n più 1. Quindi la somma fa 1 su n, perché è una serie, anche questa, telescopica. Ah, allora io che cosa so? So che la somma di questa serie deve stare in mezzo tra questi due valori. Lo formalizzeremo meglio questo ragionamento, perché questo per adesso è solo un esempio, poi scriveremo il teorema di confronto. Però questo era r con n, io so che r con n è compreso tra 1 su n più 1 e 1 su n. Allora, facciamo un esempio. Facciamo un esempio per capirci. Sempre in questo caso qui, se io vado a fare la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n quadro, questo è uguale a 1 più la somma per n che va da 2 a più infinito di 1 su n quadro. Cioè il primo termine lo scrivo a parte e questo è quello che abbiamo chiamato R1,
sono i temi che partono da con l'indice maggiore di 1. Ma R1 noi sappiamo che è compreso tra un mezzo e 1. Se metto n uguale a 1, quindi cosa ne deduciamo? Ne deduciamo che quando andiamo a fare la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro, questa qua è compresa tra 1 che era S1 più R1 che è maggiore di un mezzo e 1 più R1 è minore di 1, quindi 1 più 1. Quindi da qui viene 3 mezzi e da qui viene 2. Ok? Quindi questo ragionamento mi dice che io, facendo un ragionamento molto semplice, ho dimostrato che la somma di questa serie qui esiste, cioè la somma è convergente, la serie è convergente e la somma è compresa tra 1 dal basso e 2 dall'alto. Lo faccio un po' per esteso, così lo capite ancora meglio, perché chi non è abituato a lottare con gli indici. Chi è la nostra serie S? La somma della nostra serie è 1 più un quarto più un nono più un sedicesimo più un venticinquesimo, eccetera eccetera. Questo devo fare la somma di tutti gli addetti, tutti i termini del tipo 1 su n quadro. Allora, l'1 me lo metto a parte. Poi qui che cosa vado a dire? Vado a dire che un quarto è minore di un mezzo ed è maggiore di un sesto. Vi ricordate i termini successivi della serie di Mengoli? Un mezzo, un sesto, un dodicesimo. Questo è minore di un sesto ed è maggiore di un dodicesimo. Quello successivo è minore di un dodicesimo ed è maggiore di un ventesimo. Perché? Questo è 4 per 4, 12 è 3 per 4, questo è 4 per 5. Quindi è chiaro che quando il denominatore aumenta, diminuisce, eccetera. Quando vado a fare la somma, lo vedete che se lo faccio di sopra, otterrò, sono tutti termini maggiori, otterrò un risultato maggiore. Ma allora di sopra chi è? È 1, un mezzo più un sesto più un dodicesimo eccetera, è proprio la somma della serie di Mengoli. Ma la serie di Mengoli faceva 1, 1 più 1 in totale fa 2. Quella di sotto invece non fa... Cosa ci manca? Il primo termine, ci manca un mezzo che comincia da un sesto. Un sesto più un dodicesimo più un ventesimo eccetera eccetera non farà 1, ma farà un mezzo. Perché? Perché ci manca il mezzo iniziale. Quindi di sotto viene 1 più la somma della serie di Mengoli meno il pezzo iniziale che faceva un mezzo, quindi un mezzo, e farà 3 mezzi. Ed S sarà minore di 2 e maggiore di 3 mezzi. S deve stare in mezzo. Ok? Quindi questo ragionamento innanzitutto ci dimostra che quella serie converge, non solo che la sua somma è compresa tra 3 mezzi e 2. Chiaro? La somma vera dimostreremo poi in analisi 2 che fa pi greco 4 sesti. Se voi fate pi greco 4 sesti, pi greco 4 è maggiore di 10, è maggiore, poco più grande di 3 mezzi, ma è minore di 2. Pi greco 4 sarà tra 10 e 11. Mi pare, eh? Fatemi fare. No, fa 9,87, quindi poco minore di 10, infatti. Però sempre maggiore di 3 mezzi. Ok?
perché compreso tra 9 e 10 sarà compreso tra 9 sesti e 10 sesti, quindi tra 3 mezzi e 10. Ok. La somma vera, però noi cosa sappiamo? Sappiamo che compreso tra 3 mezzi e 2, infatti è così. Se però volessi calcolare questa, se volessi calcolare questa, quante cifre decimali vogliamo? Diciamo vogliamo 12 cifre decimali. Allora proviamo a fare, allora, S a chi è uguale a SN più RN, ma RN, quindi S che è uguale a S con N più R con N è compreso tra S con N più 1 su N e tra S con N più 1 su N più 1, che vi ricordate prima avevamo visto che era niente. Adesso se prendo questi due numeri qua, questo chiamiamolo bn, questo chiamiamolo an, questa è una stima dal basso e questa è una stima dall'alto della mia S. Adesso se vado a fare la differenza, questa viene 1 su n meno 1 su n più 1, che viene 1 fratto n per n più 1, che è circa 1 su n quadro, almeno se n è molto grande, ok? Allora se io voglio che questa differenza sia minore di 10 alla meno 12, n deve essere maggiore di 10 alla 6, perché il quadrato di 10 alla 6 fa 10 alla 12, messo al denominatore, se è più grande di 10 alla 12 quello è minore di 10 alla meno 12. Quindi se voglio 12 cifre decimali, io basta che faccia la somma fino all'indice 1 milione. E dice, ma te la devi fare a mano? No, la faccio al calcolatore. Però attenzione! Attenzione! Che non è S con N che mi approssima S. Sono questi due numeri qua, S con N più 1 su N più 1 ed S con N più 1 su N dall'altro. Quindi le mie disuguaglianze, quando ho visto che, insomma, questa disuguaglianza qui, questa, fa sì, se io qui di sotto ci mettevo soltanto 0, e allora per sapere, per avere un'approssimazione con 10 alla 12, qua avrei dovuto sommare 10 alla 12 termini, perché sotto c'avevo 0 e qua c'ho 0, la mia somma, la mia approssimazione adesso è peggiore, perché la differenza farà 1 su n, che sarà minore di 10 alla meno 12, se solo se n è maggiore di 10 alla 12. Però fare su un computer una somma di 10 alla 12 termini e una somma di 10 alla 6 termini è molto diverso. Diciamo, se la somma di un milione di termini di questa serie il computer me la fa in un decimo di secondo, 10 alla 12 me la farà come minimo in 100.000 secondi. 100.000 secondi sono parecchie ore. Quindi io, avendo una stima accurata sia dal basso che dall'alto, sono in grado non solo di sapere che questa serie converge, non solo di calcolarmela, di calcolarmi la somma con una certa, se ho a disposizione un computer con una certa approssimazione molto buona, ma sono in grado di farlo anche con pochi calcoli se ho fatto degli opportuni ragionamenti. Quindi attenzione, il computer ti deve aiutare a fare i calcoli, ma sei tu che devi aiutare con i ragionamenti il computer a fare meno calcoli possibili. Perché ripeto, se io da qua maggioro con 0, cioè la maggiorazione è giusto uguale, soltanto che per avere una stima, diciamo, opportuna della mia... In realtà, quando io dico che qua è compreso tra S con N più 1 su N e S con N più 1 su N più 1, io semplicemente sto dicendo che è molto vicina a S con N più 1 su N. Se io ci metto, per esempio, supponiamo che N sia 10 alla 6, allora questo sarà tra S 10 alla 6 più 1 su 10 alla 6, e tra S su 10 alla 6 più 1 su 10 alla 6 su 1 milione 1.
Quindi vuol dire che quando vado a fare la mia S sarà molto... Se qua ci toglievo e ci mettevo 0, era vera la disuguaglianza, soltanto che tra i due estremi stava molto, molto vicino all'estremo di destra. Chiaro? Ok. Vabbè, per oggi basta.